ECMA 2023, donne e motori, ma quest'anno saremo in compagnia di un super esperto. E intanto un saluto a tutti dalla bellissima Elena. Ciao a tutti da ECMA, un bacio. Caro Mattia, stand Ducati, cosa abbiamo quest'anno? Abbiamo la nuova Hypermotard 698 che è stata presentata qui al salone. La caratteristica tecnica del nuovo motore monocilindrico da 77 cavalli in versione base e con gli scarichi Termignoni arriviamo a una potenza di 81 cavalli. ECMA 2023, noi ci siamo e siamo in compagnia della storia del design proprio qui e mi trovo con Andrea Tamburini. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, partiamo subito a bomba perché è un progetto davvero che va raccontato, con una storia che comunque bisogna raccontare. Stiamo parlando in questo caso di F43 Centenario. Esatto. Ci racconti un pochino? Sì, allora, il progetto F43 nasce come tributo in primis a mio padre. Mio padre è un po' universalmente riconosciuto come il Michelangelo delle moto. Questo progetto è stato selezionato dall'Aeronautica Militare per festeggiare i suoi primi 100 anni di storia ed è stato appunto selezionato come espressione, diciamo, migliore del design motoristico italiano. E come ci ha anticipato Andrea Tamburini in mia compagnia, Vincenzo Imbroisi. Allora, parliamo di una cosa molto importante. Tu sei presidente del Motoclub, un evento benefico e alle spalle proprio di F43 Centenario. Hai voglia di raccontarcelo un po'? Sì, certo. Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità. Siamo ospiti della Federazione Motociclistica Italiana. Il progetto, ovviamente, F43 Centenario, l'ha già ampiamente spiegato il direttore e il progettista Andrea Tamburini, fatto della parte burocratica, stringere un accordo con l'Aeronautica Militare che in collaborazione con l'AIRC, Associazione per la Ricerca contro il Cancro, un dono dal cielo. Sostanzialmente tutto il centenario dell'aeronautica, tutti gli eventi dell'aeronautica hanno appunto questa finalità. Sempre lo stand Ducati. Caro Mattia, dietro di noi la Desert X Rally, che è la versione, diciamo, più dotata all'off-road, con parafango rialzato, una maggiore escursione delle sospensioni. Royal Enfield, un marchio storico inglese. Quest'anno a ECMA 2023, caro Mattia, cosa ci propone? Allora, abbiamo la Royal Enfield Himalayan, è una, diciamo, rivisitazione del vecchio modello, pochi cavalli, ma vanno bene per dove devi andare con questa moto. Aurora ci porta allo stand Triumph ECMA 2023. Cosa troviamo, Mattia? Abbiamo la novità per i più giovani, diciamo, che è la Speed 400, ma non solo per i più giovani, direi che anche per una mobilità urbana assolutamente adeguata. Leggera come concezione, un nuovo progetto, ecco, diciamo. Tante novità dal paese del Sol Levante. Qua ad Onda cosa abbiamo quest'anno, abbiamo Mattia? Abbiamo diversi modelli, di spicco per gusto personale la nuova Africa Twin 1100 Adventure con il cerchio da 19 pollici che ha una, diciamo, impronta più stradale rispetto alla Africa Twin 1100 normale, oltre a tanti vari modelli sportivi che possiamo vedere alle nostre spalle, CBR 650R e anche ha un po' di mobilità urbana come scooter, l'SH, il re degli scooter ormai da parecchi anni. Ed eccoci qua da Leo Vince, che è un'eccellenza italiana nella fabbricazione di questi bellissimi scarichi. Siamo in compagnia di Davide, che ci illustra brevemente il nuovo prodotto della casa. Sì, questo è il nostro nuovo LV14, un silenziatore dalle forme nuove rispetto a quelli che avevamo già in gamma. È stato sviluppato principalmente per le moto stradali, abbiamo fatto questa nuova forma, coppa in carbonio verniciata opaca, verrà realizzato, omologato Euro 5 e sarà presto appunto disponibile per diversi tipi di moto. ECMA, due ruote, non solo moto ma anche bici, che però hanno un segreto, vero Matteo? Sì, questo è un modello nuovo che presentiamo qui ad ECMA, è l'MV Augusta Cortina, studiata in collaborazione con la città di Cortina d'Ampezzo, ed è una bicicletta che rispecchia tutti gli stili del mondo MV,
quindi una bicicletta elegante con un DNA agonistico ma al tempo stesso anche molto heritage, come si vede magari dalla sella in cuoio, dalle manopole in cuoio, ed è una bici elettrica. È una bici che ha il motore nel mozzo posteriore, ha una batteria da 250 watt che garantisce 60 km di autonomia, il cambio, forcella in carbonio, quindi una bicicletta molto particolare. ECMA 2023, qui al marchio storico KTM. E oggi, caro Mattia, chi ci hai portato? Abbiamo Paolo, che lavora in KTM. Buongiorno, ciao a tutti. Che ci presenterà la nuova Duke 990, che è la nuova, il nuovo ingresso, diciamo, in casa KTM. Questa è la, come dicevi tu, è la nuova 990 Duke, appena presentata ad ECMA in anteprima mondiale. Comunque il modello è tutto nuovo, ed è nuovo soprattutto il faro anteriore, che definisce quello che è il nuovo volto di KTM, specialmente della famiglia Duke. Una famiglia che tra l'altro l'anno prossimo compie 30 anni, e quindi è un marchio nel marchio sostanzialmente. Infatti siamo qui presenti non solo con la 990 Duke ma anche con i nuovi modelli 390 e 125 presentati qualche mese fa. E dopo aver rubato il posto alla bellissima Giorgia, ringraziando Mattia per averci portato alla scoperta di tutte le novità 2023, da ECMA è veramente tutto. Andrea Evans per TG Evans.